Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione. Io sono sempre Silvia ed oggi voglio andare a fare una chiacchierata con voi su uno splendido oggetto che mi è arrivato, un robot per la pulizia della casa di un'azienda che non mi aspettavo producesse robot per la pulizia. Appunto parliamo di Realme, subazienda di Oppo, che conosciamo benissimo per fare telefoni cellulari, anche molto buoni, e andiamo a farvi vedere questo oggettino. Come vedete, già esteticamente si presenta molto molto bello perché nero così spicca molto. Ha due funzioni di pulizia che possono essere solo aspirazione e aspirazione più lavaggio. Questo qua io ho già montato sul serbatoio di aspirazione più lavaggio, perché per poter cambiare le funzionalità bisogna in questo caso cambiare serbatoio. Come vedete, questo qua, essendo per il lavaggio perché è sotto il mop, tra parentesi ne troveremo un altro all'interno della scatola del robottino. Stessa cosa vale per il filtro, ne abbiamo già uno integrato e ne troveremo all'interno della scatola un altro. Il serbatoio, come vedete, questo qui, lo vado a reinserire. Come vedete, è molto semplice anche reinserirlo. Ci troviamo di fronte a un robot veramente potente perché ha una capacità di aspirazione di 3000 Pascal e, come capite, fino adesso io ne ho provati solo fino al 2005, quindi questo qua è molto più potente. Ha su una batteria da 5200 mAh, quindi anche la batteria mi stupisce per la sua potenza e grandezza. E ha anche Google Assistant e Alexa integrati, quindi dovrebbe essere veramente un buon prodotto e adesso andiamo a provarlo insieme così vediamo tutte le sue caratteristiche e le sue capacità direttamente sul campo. Iniziamo subito con l'unboxing di questo prodotto. Unico neo che ho riscontrato al momento è che per avere la pulizia con l'acqua bisogna acquistare un serbatoio a parte. Ci troviamo di fronte subito il manuale di istruzioni, multilingua, quindi nessun problema, e andiamo a prendere subito il nostro bellissimo robot che a me ha stupito particolarmente per questo meraviglioso design nero lucido, con questa torretta che spicca particolarmente il giallo. Vediamo subito che qui c'è il primo serbatoio da 600 ml per la polvere. Ed ecco, ci troviamo anche la sua stazione di ricarica con il cavetto, che piccolo neo che ha questo splendido robot è il non avere la stazione con lo svuotamento incorporato. In questo caso dovremmo svuotare noi direttamente il serbatoio, ma non è un problema. Ecco, vi faccio vedere il secondo filtro già compreso nella scatola e andiamo a vedere anche il serbatoio che dovremo acquistare separatamente per la funzione di pulizia lavabo-alimenti. Ha già compreso all'interno un altro mop dei panni per la pulizia, può contenere al suo interno 300 ml quando aspira lo sporco e 350 ml per l'acqua. Vedete, qui si inserisce l'acqua, qui sotto c'è l'altro mop che già all'interno e vado a farvi vedere come lo sostituisco all'altro serbatoio. E come vedete, l'inserimento è veramente semplice. Un'altra delle cose che ho apprezzato veramente molto di questo robot è la facilità di connessione con il telefono e addirittura con Alexa stessa, dato che ha Alexa e Google Home integrati. Un'altra delle funzionalità veramente utili è la possibilità di suddividere le stanze per nome, impostando una pulizia personalizzata per ognuna di esse. Quindi, ad esempio, se io dovessi pulire una stanza con il parquet, chiederò al robot di erogare meno acqua, mentre se dovrò pulire una cucina o un bagno, magari con delle piastrelle dure potrò erogare anche la potenza di acqua massima.
L'autonomia della batteria la fa da padrona in questo caso perché io sono riuscita a completare la pulizia di tutto il mio appartamento con una semplicissima carica e addirittura con una delle funzioni più dispendiose di energia che è la pulizia Y, della quale parleremo più tardi. Nell'applicazione ci troveremo subito di fronte al menu all'area che ha completato, il tempo di pulizia e la batteria, il livello della batteria. Ora guardiamo che il livello dell'acqua erogata, l'aspirazione che può essere aspirazione mocio o aspirazione più mocio, il livello di aspirazione che può avere 4 livelli, come vedete io lo sto tenendo ora sul penultimo. Poi vediamo qui le tantissime funzioni che ci sono, ad esempio la pulizia programmata, la modalità non disturbare, che può essere un orario nel quale non vogliamo che il robot pulisca, il controllo remoto col quale possiamo comandare noi stessi il robot come fosse una macchinina radiocomandata, la mappa che abbiamo correntemente, che stiamo utilizzando al momento, dove si trova anche la stazione di ricarica, e il percorso di lavaggio pavimento che parlavamo prima, che a S è normale, a Y invece passa più volte e vi farò vedere più tardi come funziona. E ovviamente le voci e il volume, nelle quali per il momento troviamo solamente 3 voci, ma non è un problema. E adesso vediamo la mappa con l'area, il tempo e la batteria. Ora andiamo a vedere insieme direttamente la funzione Y e la pulizia del robot come si comporta. Come vedete il robot tende a fare avanti e indietro e questa è proprio la funzione Y della quale vi parlavo precedentemente ed è veramente molto utile perché praticamente è come pulire noi stessi direttamente con il mojo. La potenza di aspirazione neanche a livello massimo ma al penultimo livello supera ampiamente la prova briciole perché non ne lascia neanche una. Capelli, peli, aspira veramente tutto anche senza sprecare l'energia massima, quindi prova superata. Superato anche il test del rumore perché a livello minimo non si sente quasi nulla, a livello massimo ovviamente si sente un pochino di più, però non è particolarmente disturbante. Le mie conclusioni quindi sono veramente positive per quanto riguarda l'utilizzo del Realme all'interno di casa perché è un prodotto veramente valido, stupisce per la sua semplicità di utilizzo e per la sua precisione di pulizia, quindi Realme promosso a pieni voti, continuate pure a produrre robot per la pulizia che noi continueremo a comprarli. Grazie a tutti per aver visto questa recensione, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!